Tra le tante escursioni, tra i tanti percorsi, tra i tanti panorami, questo è uno dei più suggestivi. Anzi, colgo l'occasione, per chi non lo sa, io qua ho un pezzo di terreno che confina con la strada comunale. Sì, questa è asfaltata e ha forma di triangolo, quindi la base è la base. Saranno 80 metri abbondanti, si estende sopra. In totale sono 2100 metri quadri. Qui una volta c'era il vigneto, successivamente, mi ricordo da ragazzino, la buona anima di mio padre qua seminava aglio, oltre all'aglio il mais, il grand'urco, avena. Poi i tempi sono cambiati e la maggior parte di questi terreni sono stati abbandonati dal momento che l'evoluzione della tecnica, quindi c'è stato l'aumento dei trattori, e quindi con i trattori e la tecnologia la produzione agricola pucense è aumentata notevolissimo, in modo notevole. E mi ricordo da ragazzini, mentre si facevano la maggior parte delle patane, la raccolta media era di circa 10 quintali, 10 quintali a coppa, significa a 500 metri quadri. Poi sono passati 13, 14, 15 quintali, nello spazio qua di 40 anni, 45 anni, c'è gente che fa anche 40 quintali a coppa. Vabbè, comunque adesso questi terreni, la maggior parte sono, non so che significa, senza seminare, incolti. Per adesso va di moda che la maggior parte qua stanno a recintare l'orto qua in campagna. Allora, chi ha ripresa, chi mette alberi da frutto, e soprattutto mette una piccola casetta qui per passare il fine settimana, un passatempo. Io questa qua adesso, siccome c'ho altri terreni, prima ho messo più di una volta alberi, però c'era la buonanima di una persona che aveva l'abitudine sempre di accendere fuoco, non solo qui, ma tutti qui intorno, e più di una volta queste piantine, praticamente di nocciole, ho messo molto, bruciavano. Adesso, dal momento che la buonanima è deceduta, c'è più nessuno che dà fuoco, e di fatti qua rispunta la ceppaia. Ecco qua le nocciole, se vedete, ecco il nocciolo. Comunque qua, se ci faccio una spianata con la ruspa, posso seminare. Che posso seminare? Vabbè, posso mettere tutti i nocciole, si possono fare tante cose. Ma io ho un altro ettaro di terreno, me lo volevo vendere oppure scambiare questo terreno. Questo è un pezzo, l'altro pezzo prosegue da questa parte.